Bene, allora possiamo cominciare. I titoli di questo ciclo, la mappatura del mondo, la globalizzazione, oggi le memorie liquide, poi il ciclo, la filiera dell'alimentazione del cibo, possono sembrare uno zibaldone di argomenti diversi e staccati. Spero si sia capito che invece il carattere trasversale della geografia sta soprattutto nella categoria dello spazio, che consente un'applicazione totale, nella fattispecie nel rapporto tra processi, economia e natura si pongono continuamente temi e problemi di sostenibilità. Per venire all'argomento di oggi, il ciclo dell'acqua è quello che maggiormente ha innescato e dato luogo a attività di trasformazione e poi in un momento drammatico, per certi versi, di crisi idrica che stiamo vivendo, si offre a riflessioni su uso e sostenibilità. C'è poi tutto un carico di rappresentazioni culturali legate all'acqua che consente un'applicazione interdisciplinare di questa specifica geografia. Francesco Vallerani, già professore di geografia culturale all'Università di Venezia Ca' Foscari, attualmente consulente scientifico presso la cattedra UNESCO Acqua, Patrimonio e Sviluppo Sostenibile. Chi meglio di lui? Fiumi e senso del luogo, raccontare memorie liquide. Francesco, te la parola. Grazie, si sente abbastanza. Bene, buon pomeriggio. È una giornata, una delle tante giornate in cui si leggiamo nelle previsioni del tempo, prevista, pioggia, eccetera. Noi le guardiamo come gli indiani d'America guardavano, scrutavano i loro orizzonti, e effettivamente noi stiamo vivendo una situazione indiretta. Cosa è l'antropocene? Cos'è l'antropocene idraulico? Stiamo vivendo in diretta delle trasformazioni che ci solo 10 anni fa rimandavano alla metà del 2000, 2050. L'aumento di 1,5 gradi di temperatura medio, in realtà siamo già oltre i 2. Insomma, la situazione sta andando oltre il controllo. Basta leggere, no, anzi, forse è meglio non leggerlo, per non deprimersi, l'ultimo report dell'IPCC, che dice che effettivamente rispetto a quello dell'agosto del 2022, in piena siccità, sta raccontando delle situazioni fuori controllo, decisamente. Io però non vi voglio parlare di questo, volevo invece partire da lontano, e cioè come l'interesse per l'acqua sia un interesse che nasce su una base interdisciplinare, cioè su una base che mette assieme discipline tecniche con le discipline umane. E quindi abbiamo quelle discipline che più si sentono protagoniste della gestione dell'acqua, che è l'ingegneria idraulica, ma anche l'urbanistica, tutto sommato anche l'architettura, le scienze agrarie, decisamente, chi più di loro sono esperte di gestione idrica, pensate solo all'irrigazione, e l'idrobiologia, tutto quello che riguarda per esempio lo stock ittico, il pesce che noi mangiamo, eccetera. Poi ci sono le scienze umane, che ovviamente la geografia umana si occupa da sempre della tematica acquatica, antropologia e sociologia ovviamente, perché si cerca di capire gli aspetti più legati alla percezione collettiva dei gruppi umani. Infine abbiamo la letteratura e la storia dell'arte, che anch'esse sono decisamente debitrici nei confronti dei paesaggi d'acqua. Vi basti solo menzionare l'incipit famosissimo, perché l'abbiamo studiato obbligatoriamente nella seconda superiore, dei Promessi Sposi. Lì si parla di un ramo famoso, no? Di un lago, che effettivamente poi ritroviamo l'acqua nel romanzo di Manzoni, ma anche nel Coevo, quel letterato garibaldino che ha avuto meno fortuna, che noi invece conosciamo molto bene, dovremmo conoscere, che è Ippolito Nievo,
Le confessioni di un ottuagenario è un elogio di tutte le acque del Veneto orientale, quindi tra Livenza, Tagliamento, Lemene, eccetera. E poi la storia dell'arte, ma vedremo tutto. Qui c'è un testo che ho inserito che fa parte di un abbastanza aggiornato del 2018, anche se alcuni aspetti legati all'antropocene non sono stati considerati, in cui si cerca di partire dalle vie d'acqua, quelle che servivano a connettere le città, le ville con Venezia, la riviera del Brenta, piuttosto che il Sile, il canale Battaglia, che fanno parte di un paesaggio culturale. In realtà, se noi andiamo a vedere un po' di attenzione cosa è stato scritto dedicato ai fiumi, emerge una letteratura ricchissima, straordinariamente densa di contributi. Primo fra tutti ho inserito il Danubio di Claudio Magris, che chi non l'ha letto probabilmente è una lacuna che si dovrebbe subito colmare, perché è proprio un modo di vedere, di ragionare attraverso questo fiume europeo che attraversa 7 capitali e viene letto e interpretato attraverso tutta una serie di elementi che sono non necessariamente acquatici, ma che hanno delle relazioni dirette con l'acqua. Ettore Mo, il famoso giornalista recentemente scomparso, si è occupato di tutte le grandi vie d'acqua del pianeta, quindi i grandi fiumi che noi abbiamo studiato negli odiosissimi manuali di geografia. Più di recente Paolo Rumiz, che è un viaggiatore, scrittore difficile da definire, ha raccontato la sua esperienza lungo il Po, dalle sorgenti fino al Delta e poi oltre, arrivando fino all'isola di le Assirtidi, quindi l'isola di Unie, Sansego, Cherso, eccetera. E poi altri autori minori, ma non per questo meno importanti, che sono per esempio Maurizio Bernasconi, si è occupato di un canoista, campione di kayak italiano degli anni 70, che si è occupato della materia prima del suo svago, del suo sport, raccontandone proprio il legame con l'anima. Anche Angelo Vergani, Attrazione fluviale, poi c'è Radici liquide di Elisa Cozzarini, che racconta la sofferenza di essere cittadina rivierasca del Piave, per quello che sta succedendo al Piave dal punto di vista liquido. Poi abbiamo Simona Baldanzi che racconta l'Arno dalle sorgenti del Casentino, via via giù fino a Arezzo, fino a Firenze, fino alla zona di Santa Croce all'Arno, dove abbiamo il celeberrimo inquinamento da concerie, che noi veneti siamo esperti. E poi c'è un'altra serie di volumi. Il Veneto, tra le regioni europee, probabilmente è quella che ha maggiormente dato attenzione ai suoi corsi d'acqua. E questo è un aspetto che uno dice, caspita, magnifico. In realtà sono tutti libri, potremmo definirli come dei resoconti prima che scompaia qualcosa, prima che perdiamo la memoria di un paesaggio che, soprattutto lungo le vie d'acqua, ha subito delle perdite notevoli. Ma tutto questo nel Veneto, io direi, visto che siamo a Venezia, nell'entroterra di Venezia, che non è solo il Veneto ma anche il Friuli, buona parte della Lombardia fino all'Adda, ecco, andiamo un po' indietro nel tempo, addirittura alla metà del XIV secolo, dove Antonio Baratella, che è un umanista minore, uno di quelli che non si studiano, pochissimo conosciuto anche tra gli studenti di magistrale di filologia neolatina, è un autore che ha dedicato la sua attività poetica ai piccoli fiumi della podestaria di Campo San Piero, cioè il territorio che sta tra Cittadella, Castelfranco, Mirano e Campo San Piero. E lui latinizza tutta questa rete di piccoli corsi d'acqua trasformandoli in fiumi mitici, fiumi dove le ninfe possono vivere, insomma, dei corsi d'acqua, dei fiumi che vengono restituiti a un immaginario umanistico. Baratella in realtà ci riporta un altro tema, che questo è un tema teorico che varrebbe la pena di ricordarvi, ovvero di come la geografia, a partire dal 1947, hanno detto a un congresso di Amsterdam, ancora in quegli anni lì, si diceva che non c'è più nessuna terra da scoprire, ormai il lavoro del geografo è finito. No, dicono, John Wright ha detto, abbiamo le terre incognite. Quali sono le terre incognite? Le geografie della mente.
gli inscapes, i paesaggi mentali, quindi tutto ciò che è risonanza geopoetica e quindi tutto quello che noi come essere senziente, cioè noi percepiamo delle sensazioni legate all'acqua, e vedrò e cercherò di spiegarvele al meglio, è possibile raccontare questo tipo di legame che interessa i geografi. Quindi si parla di umanesimo acquatico, si parla di ricerca internazionale e senso del luogo acquatico. Ho scritto in inglese prima della direttiva del governo, adesso qua prenderei 5.000 euro di multa probabilmente, comunque del senso del luogo acquatico. Quindi abbiamo un importantissimo bisogno di collegare l'analisi territoriale alla psicologia ambientale ed è quello che voglio raccontarvi oggi, soprattutto anche quando noi consideriamo i paesaggi d'acqua in ambito urbano, visto che siamo a Venezia non possiamo non parlarne. La geografia emozionale è una branca che ha preso piede a partire dal 2013 e man mano via via si è espansa, consolidata. Quindi troviamo tutta una serie di riflessioni su questo approccio e quello più significativo lo trovate in questo testo qui, dove vedete il sottotitolo di idrofilia, Hydrophilia Unbounded, questa idrofilia che viene in qualche modo resa diciamo che può essere espressa da ognuno di noi, quindi l'amore innato per l'acqua. Ecco, l'idrofilia è un concetto complesso, però ve lo sintetizzo in breve. Fa parte di un... ci vogliono due approcci, un approccio evoluzionistico, quindi l'ambiente naturale, perché ci dà questo senso di rigenerazione? Perché fa parte di un elemento ancestrale che noi dobbiamo al nostro essere ominide circa 1 milione di anni fa. Abbiamo incamerato nell'inconscio, nella genetica, in tutto quello che costruisce le percezioni innate, inconsce, che hanno a che fare con la sopravvivenza della specie umana. Poi c'è tutta la teoria costruttivista, cioè ovvero tutto quello che riguarda la nostra formazione culturale. Un veneziano avrà delle percezioni estremamente raffinate rispetto all'acqua, nei confronti dell'acqua, rispetto a chi vive in un deserto. Però non è vero, perché anche la mancanza d'acqua genera idrofilia. E lo si vede, per esempio, in tutte le architetture acquatiche che troviamo nella Spagna del Sud. Pensate a Cordoba, a Granada, tutti quei sistemi di giardini, l'uso dell'acqua, che fa parte di questo proprio abilità nel costruire un'idea favorevole nei confronti dell'acqua. Questo è un PDF che si può tranquillamente scaricare ed è un'analisi delle preferenze dei paesaggi d'acqua. È ancora abbastanza vecchiotto, del 1985, sono quasi 40 anni che è stato scritto, però parte proprio da questa prospettiva evoluzionista e quindi fa un'analisi di queste preferenze, perché noi prediligiamo, perché andiamo in vacanza al mare, al lago, alle terme, lungo un fiume, su un lago alpino. Come mai? Ci sono delle motivazioni psicologicamente spiegabili, affrontabili anche attraverso, noi potremmo fare un'analisi, con dei questionari. Quindi somministrare, per esempio, in questo piccolo campione qua, in questa sala di persone che mi stanno ascoltando, potremmo preparare un questionario e vedere le vostre percezioni nei confronti dei corpi idrici. E poi c'è tutto ciò che riguarda il potere rasserenante di questi paesaggi d'acqua, i cosiddetti blue space. Ecco, uno scenario di questi è stato sottoposto, per esempio, a un campione di studenti con tutta una griglia di sono risposte chiuse, per vedere quali sensazioni genera un paesaggio del genere. Ovviamente l'ideale sarebbe avere anche il sonoro, perché allora c'è tutta la componente del suono, sarebbe anche l'olfatto, quindi bisognerebbe essere in presenza per capire appunto come esporsi a questi scenari generi dei processi rigenerativi e quindi c'è un miglioramento della salute. Questo è studiato a livello di scienza medica, quindi ecco che la geografia si coniuga con la psicologia ambientale ma anche con la scienza medica. Ecco, questi due paesaggi che potete constatare, potreste dire qui siamo in chissà quale ambiente selvaggio selvatico. In realtà, oltre il verde, a 100 metri per lato, abbiamo le più intasate zone artigianali produttive
d'Europa. Qui siamo tra Cittadella, Campo San Piero, proprio i luoghi di Antonio Baratella. Queste sono le risorgive del Tergola. Quindi è un francobollo di paesaggio acquatico, miracolosamente scampato alla barbarie distruttrice. E, certo, adesso non è così. Questa è una foto di qualche anno fa. Adesso, ovviamente, la ricarica della falda. Questo è un fiume di risorgiva, quindi viene ricaricato dalle falde. E è anch'esso in situazione più meno florida, meno, come dire, rigenerante. Altro elemento della rigenerazione dell'acqua è il bagno, il bagnarsi. Gli antropologi parlano di embodiment, cioè di incorporarsi nell'acqua, che è fondamentale per poter percepire da vicino con la fisicità corporea, quindi la sensazione freddo, i brividi, la violenza della corrente se c'è una rapida, toccare coi piedi o la sabbia, accorgersi se c'è una lama di mota sabbiosa o fango, pestare le alghe, i sassolini. Sono tutti elementi dell'embodiment che fanno parte del rapporto intimo con il fiume. Quindi il bagno, il nuotare, è un aspetto fondamentale nella nostra costruzione proprio anche di identità corporea, oltre che psicologica, perché poi quando noi traiamo dei benefici, ecco qua il termine inglese salutogenesis, che ormai viene applicato anche non solo con l'acqua, ma anche camminare in una foresta, ecco il bosco, il valore rigenerante del bosco, sono tutti elementi che noi poi possiamo ritrovare anche in queste esperienze. La sfida: non c'è luogo al mondo dove c'è un ponte che non ci sia un giovane pronto a tuffarsi per avere pochi soldi dal turista. Pensate al ponte di Mostar, se avete visitato o prima della guerra o dopo la guerra, dei baldi giovani bosniaci o croati si tuffavano per poche cune, adesso hanno, probabilmente arriveranno l'euro, arriverà l'euro, a Acapulco, molti ponti a Roma, il ponte sul Tevere. Quindi è qualcosa che indica un rito di passaggio, una forma di sfida, di abilità, ovviamente e soprattutto maschile. E qua c'è in tutte le culture, anche nelle culture polinesiane, nelle culture di vari arcipelaghi dell'Oceano Indiano, questa sfida di buttarsi dall'alto, che è un po' il modo di acquisire coraggio e affrontare le lotte, successive lotte della vita. Un altro testo che vi voglio sottolineare è questo Incanto delle Rapide, di un autore che ha scritto negli anni 50, che descrive il suo viaggetto con una canoa, un kayak, sui fiumi del massiccio centrale francese. Oppure, ancora meglio, Roger Deakin, questo inglese che ha deciso di farsi un viaggio a nuoto per i fiumi dell'Inghilterra. È partito con la sua borsa stagna, l'ha riempita dei suoi effetti personali, del ricambio, il portafoglio, le carte di credito, una cordicella legata a un piede, la sua muta, e con quella è partito per i vari fiumi, passando da fiume all'altro, studiando prima i bacini, e ha prodotto questo libro, Diario d'acqua. È un diario di bordo del nuotatore. C'è anche la traduzione italiana di questo magnifico libro, che racconta proprio un'epopea di una ricucitura, di un senso del luogo acquatico. Ma noi siamo debitori di queste sensazioni. È Petrarca che ci racconta tutto questo, e quindi le chiare fresche dolci acque, ove le belle membra con lei pose, è interessantissimo perché ci porta in Valchiusa, ci porta alle sorgenti della Sorg. Lui era qui, aveva la sua casa, aveva la casa di Arezzo dove è nata, la casa di Vaucluse e la casa di Arcois. Queste case, no? L'abitare vicino all'acqua, in questo caso, è fondamentale. Proprio perché lui racconta nel Secretum, in alcune lettere tradotte dal latino, racconta del rumore dell'acqua che lui sentiva prima di avvicinarsi. Ecco, questo è un elemento, è una preferenza idrica che poi da Petrarca parte, va ad altri autori, si diffonde nella costruzione della percezione delle acque dei centri storici. Per esempio, qui noi possiamo parlare di idrofilia urbana, del condiviso apprezzamento degli affacci acquatici. Questo lo sanno benissimo gli investitori, gli immobiliaristi. Mi viene in mente tutte le operazioni di gentrification che stanno facendo nelle città del mondo, dove c'è un corso d'acqua, lì si vende meglio.
specie se ce l'ha vista con, sull'acqua. Lo sa chi viene a Venezia e prende uno di qualunque hotel della riviera, fondamenta degli Schiavoni, se guardi San Giorgio un conto il prezzo, se hai dietro nel cortiletto dove si sciacquano i piatti, vale certamente meno a parità di qualità della stanza. Ecco, quindi è importante tutto questo che vi sto raccontando, perché lo ritroviamo poi in altre città dell'entroterra veneziano. Il caso di Treviso, ad esempio. Treviso è straordinaria perché ha avuto varie presenze di autori della letteratura medievale, per poi fare dei salti, arrivare alla letteratura novecentesca, da Giovanni Comisso a tutta la pittura che voi trovate al Museo Bailo, di quanti autori hanno collocato il cavalletto di fronte alle acque del Sile. Dunque è il costruito che trasforma la sponda da naturale a urbana, ma non per questo ha meno valore nelle valutazioni, nell'apprezzamento estetico che proviene dai questionari. Quindi anche questo ramo è il Cagnan, mi sembra, dei Buranelli, il sottoportico di Buranelli, è tra le immagini più fotografate di tutto il centro storico di Treviso. Perché avete un abbinamento prodigioso tra un'acqua con... Attenzione, bisogna vedere il tipo di acqua. Quest'acqua è veloce, scorre rapida, trasparente, ci sono alghe, c'è biodiversità ittica, insomma, ha anche una qualità ecosistemica. Perché la bellezza, e le percezioni la colgono, c'è quando non solo abbiamo buona qualità estetica esteriore, ma anche quando l'invisibile, e cioè i pesci ad esempio, le alghe, le ninfee, sono in uno stato di salute ecologica. Quindi questo è molto importante, perché è pur vero che abbiamo delle splendidi canali anche a Manchester, per esempio, facciamo un caso, Sheffield, Birmingham, cioè le città inglesi, ma l'acqua è nera, sporca, sudicia, è ferma, perché ci sono le chiuse che trattengono l'acqua, la regolano, non c'è un pesce, c'è qualche anatra coraggiosa che affronta quest'acqua sudicia. Quindi è importantissimo anche questo aspetto. Poi arriva, dopo il Medioevo, qua in Veneto, si conferma, si afferma tutto l'impianto teorico e percettivo di Andrea Palladio, che nel secondo dei quattro libri c'è una pagina intera dedicata al sito di Villa, in cui parla proprio del fiume. Il fiume è l'elemento che rende piacevole la residenza di chi costruisce, il committente che costruisce di fronte al fiume. Qua vi ho messo la malcontenta perché è la villa palladiana più bassa sul livello del mare. Siamo neanche 70 centimetri sul livello del mare, quindi la villa più vicina a Venezia, ma la più precaria da un punto di vista idraulico. Però quando Palladio ha costruito su committenza dei Foscari, la riviera del Brenta era ormai normalizzata da tutto un sistema di ingegneria idraulica, per cui le piene erano deviate verso il taglio della Brentanova. Questa è un altro, la Villa Pisani in comune di Lonigo. Il fiumiciattolo che vedete sotto è l'Agno Gua Frassine, è quello che portava le acque reflue delle concerie di Arzignano. Il muretto che vedete è un muretto che non esisteva in età palladiana perché c'era un attracco, perché era navigabile. Con questo fiume si arrivava fino a Este, da Este Monselice, e da lì la via della Laguna Sud. Oppure Piazzola. Questa non è una via navigabile, ma è una gestione dell'acqua proveniente dal vicino Brenta. Quindi abbiamo l'organizzazione di questo importantissimo edificio, la chiamano la piccola Versailles Veneta, dove l'acqua viene utilizzata dopo aver irrigato le risaie e i campi, viene destinata a un uso puramente estetico, un uso puramente di formale per creare bellezza. Quindi vedete come si integra l'architettura con la presenza dell'acqua. Per curiosità, quest'acqua è di qualità ecologica, era di qualità ecologica eccezionale, tant'è che i nobili, i contarini, potevano pescare, avevano le peschiere,
raccoglievano, pescavano tinche, carpe, tutta quella biodiversità ittica che adesso per l'85% nei fiumi europei è definitivamente perduta. Quindi non abbiamo più la biodiversità, non dei tempi di Palladio, ma del secondo dopoguerra, cioè è cambiato tutto. Allora, le riviere fluviali cerco di correre, volevo raccontarvi cos'è una riviera. Una riviera sono insediamenti che si mettono giustapposti, che cercano di affacciarsi all'acqua. Questa è una piccolissima riviera fluviale vicino a Piove di Sacco, su uno dei tanti canali di bonifica, quindi non hanno nessun problema di piene, perché sono regolati da un sistema di conche, di chiuse. Infatti vedete l'argine? Non c'è argine, è bassissimo. Quindi andando a parlare con le persone che vivono lì, ho chiesto informazioni se avevano una barca. No, non ce l'abbiamo, ma qualcuno navigava, sì, mio nonno, tanti anni fa. E allora lì è bello accendere il registratore e farsi raccontare storie di vita, perché le memorie d'acqua sono anche queste. Cioè noi rischiamo di perdere, con gli ultimi anziani che ancora si ricordano di queste vicende, storie di pesca, storie di navigazione con piccoli battelli, storie di cantieristica minore, cioè di chi costruiva la barca. Allora si viene a sapere che il bottaio, quello che costruiva le botti per il vino, era anche a tempo perso, costruiva dei saltafossi, piccole barche che servivano a passare, a attraversare il canale, non grandi viaggi, ovviamente. E poi ovviamente la quotidianità anfibia che viene raccontata lungo la riviera del Brenta, che è proprio un'area allungata, un corridoio culturale straordinario, dove abbiamo, qui è Canaletto, ma io punterei soprattutto su Gianfrancesco Costa e le sue vedute sulla Brenta, in cui potete ricostruire la storia nautica della riviera del Brenta a metà Settecento. Questa, dove vedete questo cavallo che scalcia, questa è la statale 11 Padana Inferiore, quindi immaginate, no? Facciamo questo sforzo anche così di capire. E poi ci sono delle riviere fluviali, cioè abbiamo dei resti di case a schiera che fornivano l'alloggio per lavandaie, facchini, lavoranti, barcari, cioè tutta quella popolazione che occupava queste sponde. Poi abbiamo addirittura Canaletto, che si scomoda andare a Dolo e fotografare questa meravigliosa veduta che più o meno corrisponde a quello che è Dolo adesso. Non so se qualcuno di voi conosce Dolo, i mulini di Dolo, l'antico squero, questo scenario è praticamente intatto rispetto a quello che è successo negli anni recenti. Ecco, questa è la conca che purtroppo non c'è più. Hanno fatto un parcheggio, adesso forse no, è tolto il parcheggio. Quando hanno fatto i lavori, io ricordo che erano gli anni, fino agli anni 80, inizio 90, si parlava con vari comitati di riaprire l'antica conca di Dolo. Avrebbe ridato una leggibilità del centro rivierasco, sarebbe stato un intervento di poco costo, sinceramente, ma si perdevano 45 posti auto. E quindi l'amministrazione non ha ritenuto opportuno attivare questo tipo di intervento. Padova, un'altra storia molto interessante, il porto del Portello, da cui partiva il trasporto verso Venezia, anche ancora Canaletto. Questo è un capriccio pittorico, perché non è così rigorosa la ricostruzione. Comunque, questo è Gian Domenico Cimaroli, è una collezione privata dove vedete la barca per Padova, quindi da qui partiva Goethe, Michel de Montaigne, tutti i grandi viaggiatori, D'Annunzio, tutti i grandi viaggiatori che volevano ripercorrere questo magnifico tracciato. Ovviamente non possiamo non menzionare il supporto della cartografia storica, che è fondamentale. La cartografia storica ci aiuta a leggere il territorio, ma non solo la mappa, perché leggere solo la mappa non è sufficiente. Bisognerebbe vedere perché è stata redatta la mappa e quindi andare negli archivi e trovare anche la relazione scritta che giustifica la stesura di questo documento. Quindi la mappa che vedete a sinistra è una mappa che cerca di far capire tutti gli afflussi che non sono stati rimossi dalla laguna per evitare l'anteramento. Avete il colore più scuro
sono i canali che adesso sono segnati con le bricole, tanto per capirci, chi di voi naviga sa benissimo che uscire dalle bricole è un po' rischioso. Questa invece è molto interessante, è una carta settecentesca in cui vedete un po' il sistema idraulico fittissimo del Veneto centrale, quindi Padova, Treviso, il Montello, questa è la Brenta, e tutto il sistema risorgivo che viene in parte versanto, fatto scolare in laguna, in parte, con vari interventi, portati fuori. Quindi una mappa che racconta anche delle vicende idrauliche. Poi c'è il canale Battaglia, che è il canale più antico, pare che sia il secondo canale più antico d'Europa, quindi no, del mondo no, perché c'è il canale imperiale in Cina, che è molto più antico, si parla di qualche secolo prima. Il canale Battaglia è stato scavato dopo l'esperienza positiva di Milano, quando hanno scavato il Naviglio Grande. Ecco, collega Padova, che è circa qui, portando, alimentato dalle acque del Bacchiglione, quindi funge anche da scolmatore di piena, e va verso Monselice. Qui riceve, un certo, la pendenza diminuisce, arriva l'acqua del Bisatto, che è un altro fiumiciattolo che arriva da Vicenza, insieme vanno attraverso un salto verso la Laguna Sud. In pratica era il tracciato dei vicentini per procurarsi il sale, senza dover passare per Padova, che non è che andassero molto d'accordo. Ecco, qua c'è molta iconografia sul canale Battaglia, ricchissima. Qui c'era una navigazione molto fiorente ed era una riviera, certo non come la riviera del Brenta, però qualche villa la troviamo. Questa è una villa di Vincenzo Scamozzi, qualche chilometro a sud di Padova. E poi c'è tutta la cartografia che racconta l'importanza del corso d'acqua perché alimentava le ruote idrauliche. Quindi tutto quello che riguarda la storia idraulica, le macchine idrauliche. Vittorio Zonca le racconta nel Teatro Nuovo di Macchine e Edifici, che sono macchine molto interessanti che servono proprio a far capire come si cercava di interagire. A proposito di macchine e di ingegneri, vi racconto la vicenda felice tra due collaboratori, l'ingegnere Cornelius Meyer e Gaspar von Wittel, che era un giovane disegnatore, olandese entrambi, che sono stati incaricati dal Papa di fare un resoconto lungo il Tevere, risalendo il Tevere, fino circa a Città di Castello, per vedere dove erano gli intoppi idraulici per una serena e tranquilla navigazione per portare le merci dalla parte settentrionale dello Stato Pontificio verso Roma. È andata bene, Van Wittel si è fermato a Roma dopo questo lavoro, e ha cominciato a dipingere, facendo tesoro della sua competenza e della sua tecnica, paesaggi fluviali. È interessantissimo, cioè lui è un olandese che porta le percezioni acquatiche degli olandesi in una città che non aveva fino ad allora un rapporto così stretto col fiume dal punto di vista di iconografia culturale. Qui infatti vedete dei bagnanti lungo il Tevere, oppure le scene, qui siamo a valle dell'isola Tiberina, dunque abbiamo il porto, qui è il porto importantissimo perché da qui si arrivava senza intoppi fino a Fiumicino e da qui a Ostia, insomma, si poteva navigare fino verso Livorno, verso Napoli e verso la Sicilia. Altri immaginari urbani li abbiamo con Bernardo Bellotto, quindi Firenze, Verona, lui è stato anche all'estero. E vorrei passare adesso alle letterature, soprattutto un William Gilpin, per chi non lo conosce, è uno dei grandi esperti di giardino, tra i fondatori del giardinaggio, del paesaggismo del giardino inglese di fine Settecento, il quale racconta di un suo viaggio, osservazioni sul fiume Wye, nel sud del Galles. È il fiume che fa da confine, quasi, naturale, tra il Galles e l'Inghilterra. Quindi la parte più pittoresca di quel paesaggio. Sempre un altro autore che vorrei menzionarvi per farvi capire l'importanza del fiume per anche la creazione artistica è John Constable, il quale visse lungo un altro piccolo fiume, metà più corto del Sile, circa 48 chilometri, nel Suffolk. Constable era uno dei più importanti pittori europei, ma non si è mai spostato
da altri scenari che non fossero il suo amato Stowe River. Quindi è incredibile questa sua affezione per questo fiumiciattolo. E ha creato dei capolavori. Sono dei capolavori immensi di tutta la storia della pittura mondiale, in gran parte conservati alla Tate Gallery a Londra, ma, non so se lo sapete, fino al 6 febbraio sono stati in mostra a Veneria Reale. Gran parte di questi quadri, forse potete recuperare il catalogo, e sono i quadri fluviali, di racconto di un corso d'acqua. Il più famoso di tutti è il carro del fieno del 1821, che vedete nella foto di destra, esiste ancora lo stesso sito. E quindi questo è un, come possiamo dire, un santuario, un luogo di pellegrinaggio di esperti, di amanti di questo pittore. Ma c'è anche il turismo. Ovviamente ci sono dei tour in canoa che si possono fare lungo questo Stowe River, proprio andando in cerca dei luoghi di Constable, ma anche la natura, gli aironi, c'è cioè bird watching. Forse non lo sapete, ma gli inglesi hanno l'associazione dei bird watchers inglesi, vanta milioni di associati. Cioè, pensate quanto è importante per loro le aree umide. Altre storie di pittura, la Hudson River School, quella nello stato di New York, dalla fine del Settecento, inizio Ottocento, oppure la scuola di Denag, di Aia, un'altra scuola ottocentesca. Quindi abbiamo questa pittura di paesaggio fluviale che accomuna quasi tutti i paesi europei. Non c'è pinacoteca, anche piccola, in qualunque museo che voi andiate, e vi invito a fare questo piccolo esercizio, di trovare quadri che raffigurano paesaggi acquatici. Sarebbe una bella esperienza per entrare dentro questo senso del luogo acquatico, queste percezioni. Non potevo non menzionarvi gli impressionisti, cioè Argenteuil, la Senna, pensate a Sisley, pensate a Monet, Renoir, Pissarro, cioè tutta la pittura francese dalla metà dell'Ottocento in avanti è una pittura acquatica, assolutamente acquatica. I canottieri, no? I rematori, questi paesaggi d'acqua straordinari. Ridimensioniamo il tutto. Questa è una foto fatta con i miei studenti alla scoperta di piccoli fiumi. Qui siamo in un fiumiciattolo che nasce nei luoghi letterari di Antonio Baratella, quindi un fiume menzionato nel manoscritto delle opere di Antonio Baratella che è conservato presso la Biblioteca dei Frati del Santo a Padova. È una pergamena magnifica, poco studiata, e quindi si racconta, gli ho detto, vediamo se troviamo qualche musa, qualche ninfa, qualche anguana, qualcosa di misterioso. Effettivamente questo, siamo nel pieno nord-est, caotico, cementificatore, però questa è una piccola oasi. Infatti la chiamano oasi lineare. Il termine tecnico sono oasi lineari. Questi sono fossi, questo è un fosso, un esercizio che faccio con gli studenti, di che secolo è secondo voi? E i più bravi hanno detto è questo prima dell'ingegneria idraulica, prima della rettificazione. Questo è un fosso ottocentesco, questo è un fosso che mantiene un'antica morfologia idraulica medievale, che non avendo la tecnica per rettificarlo sono andati col trattore, vedete il segno dei solchi, è il trattore che segue il fosso, ma è stato mantenuto il suo tracciato meandriforme. E poi, girando per i fossi del Veneto centrale, vagando come un ramingo viandante d'acqua, spesso trovo barchette, e lì è interessante, se la barchetta è attaccata di vicino a una casa bisogna bussare, per forza, il che non è molto semplice in questi tempi. Bisogna rivolgersi in Veneto, rigorosamente, essere bianchi, e dunque, perché trovi spesso attenti al cane e al padrone, soprattutto se con la canoa tu vieni attraverso e li prendi alle spalle, perché loro hanno tutto blindato verso la strada, non si aspettano il nemico dall'acqua. Però fai presto a dire, guarda, scusi, si riesce in battibaleno a familiarizzare, e poi racconti, quando la paura viene fugata tranquillizzando l'indigeno, il locale. Mi pare di leggere von Humboldt, quando vi racconto queste storie, sono le stesse storie che racconta von Humboldt raccontando i suoi viaggi nel Rio Orinoco, quando trova le tribù che lo osservano di malocchio, ma poi
si familiarizza. I paesaggi d'acqua, ultima frontiera dei beni comuni, questo sicuramente va detto. Noi abbiamo necessità di inventariarli, conoscerli e proteggerli, ovviamente. Io le ho chiamate piccole Atlantidi domestiche. Atlantide è una terra scomparsa, mitica. Questi fiumi sono delle Atlantidi, vi garantisco. Sceglietevene uno in qualche mappa. Dovreste avere una mappa cartacea, no? Per poter farvi avventurarvi in questi sentieri rivieraschi, contesi ai pescatori o qualche contadino. Ma la sorpresa e la soddisfazione sarà enorme, credetemi. Quindi tutto questo, ose lineari, ma anche punti di forza per terapia urbanistica. Dovremmo tenerne conto in una regione come questa, che ha il primato europeo del consumo del suolo, che abbiamo 11.000 capannoni sfitti, milioni di metri quadri che potrebbero essere utilizzati per installarvi i pannelli fotovoltaici, non sui campi. Questo è il dramma che stiamo vivendo. Altra esperienza didattica l'ho fatta a Vicenza. Nessuno aveva mai navigato a Vicenza. Però con un gruppo di volenterosi abbiamo procurato queste sorte di piccole gommoncini e abbiamo iniziato un'avventura. E ho detto agli studenti, guardate, stiamo facendo una cosa che non si faceva, non dico dai tempi di Palladio, ma sicuramente dalla fine dell'Ottocento, navigare il retrone e passare per i ponti vicentini. È stata un'esperienza, una scoperta incredibile. Tant'è che poi l'abbiamo replicata con gli studenti che fanno di una università di Gainesville in Florida, che fanno un'attività di residenziale a Vicenza per studiare Palladio. Ecco, portarli in acqua per loro è stata hanno proprio nel questionario finale il picco di preferenze, è stato il viaggetto acquatico. In realtà molti paesi veneti hanno dei waterfronts che potrebbero essere recuperati, se non per la navigazione, almeno per restituirli alla cittadinanza. Il caso di Padova è emblematico, questo è un altro viaggio fatto in acqua partendo dalle porte contarine, e questo ci consente di in qualche modo restituire e capire l'acquaticità patavina, che è davvero ricca e promettente. Tant'è che ho trovato l'inverno scorso, prima della siccità, questo gruppetto di appassionati di SUP, questa barca, è un galleggiante, una specie di tavola da surf, sul canale a Licorno, che è quello che circonda le mura occidentali di Padova. Oppure molto più plateale è questo a Battaglia Terme, dove avete, ecco, voi veneziani non crediate che la voga alla Veneta sia solo qui in laguna o al massimo fino ad Olo. Si spinge molto più in là di quanto voi possiate immaginarvi. Qui siamo a Battaglia Terme, ad esempio. E queste erano le foto che io vi dicevo, di cui vi raccontavo, la memoria, parlare con le persone, chiedere non solo se conoscono delle storie, ma anche se hanno delle vecchie foto. E quindi ecco cosa può venire fuori dei cassetti, sconosciuti cassetti che gli stessi proprietari manco sapevano di avere. E quindi abbiamo un bel patrimonio di immagini che possono aiutarci a ricostruire che cosa? Quello che vi ho detto all'inizio, la preferenza dell'idrofilia, la preferenza innata e la percezione gioiosa che si ha del corso d'acqua. Quindi abbiamo tutta una serie di osservazioni per recupero memoriale, quindi abbiamo anche manufatti tangibili ma anche intangibili, e quindi dobbiamo interagire con quello che la modernità sta apportando. Quindi il tema della rigenerazione urbana partendo dall'idraulica, dai corsi d'acqua. Qui siamo a Piove di Sacco, so che a Venezia c'è un trenino che fa da stazione Santa Lucia, arriva a Piove di Sacco, che la chiamano la Vacca Mora. Ecco, vi consiglio un viaggetto a Piove di Sacco. Troverete una città di origine con un sedime medievale, con una sua canaletta, adesso è in condizioni pietose. Mi viene in mente Primo Levi, no? Che ha scritto il suo libro, e qui io potrei dire, se questo è un fiume, è veramente fare un parallelo. Però possiamo trovare nei dintorni queste strutture che non ci sono più, che sono delle infrastrutture leggere di legno costruite dai contadini da età immemore, perché li troviamo anche nelle mappe antiche, per passare da una sponda all'altra. Oppure nell'Ottocento cominciano a costruire i ponti in cotto,
Questa è una foto storica perché il ponte non c'è più. Hanno costruito un ponte di cemento precompresso con un problema che è talmente basso che in barca non ci passi. Infatti siamo andati a protestare dell'ingegnere, ma scusa, ma non passano le barche, ma quando mai passano le barche? Erano da 50 anni che non passavano le barche, però la sella a schiena d'asino presuppone qui il passaggio di un natante. Quindi è proprio la memoria perduta anche dai tecnici, gli ingegneri che dovrebbero in qualche modo avere cura di questo paesaggio. Altre storie d'acqua, guardate questa, è una barca, siamo sul Piave, a Quero, la stretta di Quero, dove c'è un passo barca. Perché ha la poppa così larga questa barca? Perché c'è la corrente forte, la poppa serve a fronteggiare, quando si scende il fiume, l'urto dell'onda e in qualche modo governare meglio il natante. Questa barca è data per scomparsa. Io ho cercata per anni, l'ho cercata, finché un giorno, a Cima d'Olmo, era gli anni Ottanta, trovo questo, sto sioretto qua. È la stessa barca. È un passo barca, remata con la stessa tecnica, che serviva a passare i rami del Piave. Questa è in metallo. Quindi è cambiata la tecnologia, ma la forma è rimasta. Quando le forme rimangono, vuol dire che la funzionalità, il permanere della funzionalità, garantisce un legame che non è solo pratico, ma anche culturale col corso d'acqua. E veniamo a quello che diceva prima, Carlo. Crisi climatica e corridoi blu in sofferenza. Questa è una foto dell'11 agosto 2022. La riviera del Brenta, la prima volta dei tempi di Carlo Goldoni, credo che si poteva passare a piedi, senza stando nell'unghia interna dell'argine. Perché era proprio così la situazione a Dolo. Un caro amico che lavora con le barche non ha lavorato, ha perduto centinaia di migliaia di euro di mancati introiti per il turismo nautico, perché non si passava con i burchielli, tutte le varie barche. Ma io partirei da questo fotogramma, forse l'avete riconosciuto, è il film di Virzì, Siccità, mai fu premonitore efficace un film del genere, dove con il computer viene ricostruito il tutto, e questo è il Tevere. Come potrebbe essere il Tevere dopo 2, 3, 4 anni di siccità, che non sono una cosa così difficile. Il fiume Murray in Australia, il Darling, sono fiumi che hanno visto 5-6 anni di siccità, in pratica dei rigagnoli. Ve lo ricordate l'incendio del 2000, dicembre 2020 fino a marzo 2021, no scusi, 19-21, in Australia? Non riuscivano a spegnere l'incendio tra il Nuovo Galles del Sud e il Victoria. Non riuscivano a spegnere l'incendio. Il ministro d'allora, il primo ministro, che proprio per questa storia ha perduto le elezioni, aveva minimizzato. Ci sono sempre stati gli incendi in Australia. Certo che ci sono sempre stati, ma non dopo 4 anni di siccità. Quindi vuol dire che c'è stato proprio una situazione davvero preoccupante. Però noi possiamo far riferimento sull'Osservatorio Europeo della Siccità, se avete voglia di darci un occhio, vedere com'è la nostra situazione. A Venezia, chi sta a Venezia non può rendersi conto. Vedete grandi basse maree, ma fanno parte delle dinamiche assolutamente legate a dinamiche astronomiche, pressoché normali in questo periodo. Quindi non c'entra nulla. Invece qua abbiamo dei dati abbastanza significativi. Qua vi ho messo due catture di immagini di due associazioni, la Water Keeper Alliance, che è un'associazione globale che cerca di monitorare attraverso l'attività dei soci, di chi aderisce. Anche voi stessi potreste aderire, diventare soci della Water Keeper Alliance. Perché no? Vi prendete cura di qualche tratto fluviale, mandate delle informazioni, fate un taccuino giornaliero o anche settimanale per raccontare e aggiornare. Perché questi vogliono avere notizie non solo dai tecnici preposti, ma anche dai cittadini sensibili. Questa la chiamano citizen science, la scienza dei cittadini, che ormai è diffusissima in tutto il mondo, su tante tematiche.
anche sugli alimenti, sui pesticidi, su tantissime tematiche. Poi abbiamo Rivers of the Anthropocene, che potete scaricare, un libro magnifico, gratis, il PDF vi arriva comodamente nella vostra schermo. E avete tutta una serie di riflessioni su cosa sta accadendo sull'acqua dolce del pianeta. È aggiornato al 2021, quindi meriterebbe di essere preso un po' con le pinze, ma ci sono la possibilità di continuamente fare degli aggiornamenti. Nel 2021, guardate, anche in Italia c'è stata un'iniziativa contro la plastica nei fiumi, perché tutti noi ci lamentiamo, gli oceani, l'isola di plastica nel Pacifico, i pesci con la nanoplastica, noi mangiamo branzini e abbiamo plastica anche nel nostro sangue, nelle nostre componenti organiche, cioè una cosa terribile. Ma da dove viene la plastica? Dai fiumi. E qui sul Po hanno visto quanta plastica viene dal Po, e che non è un fiume di Giava, il Citarum River, che è il fiume più inquinato al mondo, dove si parla di milioni di tonnellate di plastica, o il Gange, tutti i fiumi asiatici, i fiumi cinesi, i fiumi africani, dove non c'è raccolta differenziata, dove la zona delle discariche di Algeri sono direttamente nel mare Mediterraneo, e poi te le ritrovi sulle Baleari, le plastiche scritte in arabo. Ci vorrebbe una governance globale su questo. Torino ha fatto grandi interventi, bellissimo intervento, peccato che un anno dopo, 2022, un'estate indimenticabile. Poveri torinesi, poveri piacentini, poveri astigiani, tutto il Piemonte. Io che sono appassionato di risotto, so che lo pagherò 10-12 euro al chilo il riso quest'anno, se voglio farmi un risotto di zucca. Perché di 2480 circa ettari di risaia ne verranno legati 400 forse. Adesso qua aspettano domani che arrivi la pioggia, ma quanta acqua ci vuole per rimettere in sesto le risaie? Il consorzio agrario del mio comune dice ai contadini: non piantate mais, lo perdete, come l'anno scorso. Questo è il tema dell'acqua, che è anche questa cultura dell'acqua, sensibilizzazione dell'acqua. Qui veramente voglio concludere con un'immagine di un autore a me caro, che è José Saramago, e avendo letto le sue piccole memorie, è un libricino edito da Einaudi, in cui gli dice: quando era piccolo, questa è la casa Anzignaga è nell'entroterra, la casa che era retrocasa è Rio Almonda, che va a fluire nel Tago. Quindi fatto il pellegrinaggio, inginocchiatosi davanti a Saramago, vado dietro a vedere dove lui, Saramago piccolino, scappava da sua madre, e cosa trovo in fondo? Non so se si vede, una barca su Rio Almonda, non è possibile. Corro subito e trovo, non è una barca, una barchetta, è una barca seria. E questo non è uno qualunque, è un pescatore che tornava dal Rio Tago col suo carico di anguille, carpe, tinche, il camietto con il frigo. E questa è stata una bella storia. Partendo da Saramago sono arrivato a questo simbolico collegamento col fiume. Grazie. Grazie. Grazie Francesco. Devo dire che la ricchezza di questa relazione è disorientante nel senso letterale del termine, che non sapresti mai da che parte cominciare a ricordartela, ecco. Ma poi mi ha evocato esperienze personali. Avevo 18 anni, avevo appena letto Tre uomini in barca, Jérôme, e ho voluto imitarlo insieme a altri due amici. Eravamo appunto tre a percorrere l'idrovia veneta da Venezia fino a Grado e ritorno via mare, un olio a 100 metri dalle spiagge. Mi presi, senza un tendalino o un cappello in testa, mi presi una delle più grandi insolazioni che si possano ricordare nella storia. E devo dire tra l'altro che il professor Valerani ovviamente non ha citato i suoi libri sulle acque del Veneto, perché oltre a essere ovviamente di pronta saggistica sono anche geoletteratura, per quanto io l'abbia potuto leggere e apprendere. Allora adesso naturalmente ci sono molti stimoli, se ci sono
delle persone che dal pubblico vogliono intervenire, prego che facciano delle domande di chiarimenti, di integrazioni e non proprio degli interventi possibilmente brevi. Allora, grazie per la bellissima, ecco, ricordandoci dell'avvertimento, la bellissima descrizione. E io ho notato, cioè, che almeno qui è presentato soprattutto l'area del Brenta, Venezia, Vicenza, eccetera, e volevo chiedere se potete come università studiare anche l'area in modo più approfondito, magari l'avete anche fatto ma non c'è nella presentazione, del Trevigiano, dell'area del Sile, e in modo particolare, e questo proprio per esperienza personale, del fiume Musestre, che era, non so se lei sa, che era un fiume navigabile. Io, veneziana, abitavo in Corte Corner con mia sorella che è qui, e vedevamo la mattina ogni tanto i lavanderi che venivano con le barche da Roncade e venivano giù. Ora questo fiume è stato dimenticato, nel senso che non è più navigabile dal 1960 circa, da quando hanno costruito l'autostrada, e questo veramente è una cosa che mi ha fatto un'enorme tristezza. Allora, parlando di storia, di cultura, io direi che andrebbe sollecitato, andrebbero sollecitati i comuni, non so chi, insomma, praticamente per riportare, per rendere questo fiume navigabile ancora e ripercorrere la storia. C'è un libro che è stato scritto 4-5 anni fa da una signora che abita in zona, da una, no, una signora, una dottoressa che abita in zona, proprio sulla storia dei lavanderi, di come loro venivano da lì, Giacometti, mi pare, Roberta Giacometti, ed è un pezzo della nostra identità che viene annullata e dimenticata. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri interventi, domande? Posso rispondere subito? Sì, certo. Sì, il Musestre è uno dei fiumi che abbiamo preso a cuore perché c'è stata anche un'iniziativa che si chiama Contratto di Fiume, in cui era incluso il Musestre, il Vaglio e il Meolo, questi tre fiumi, piccoli fiumi, e solo che dopo tutto il lavoro del contratto di fiume che è stato fatto nel passato, c'era anche il recupero della navigazione, perché questi corridoi fluviali sono multifunzionali, cioè hanno tante funzioni, non c'è solo navigazione, ma c'è anche la funzione di ricarica delle falde, la funzione di controllo delle piene, funzione estetica, funzione irrigua, funzione energetica. Quindi il Musestre, io l'ho navigato ancora negli anni, avendo scritto il libro La via d'acqua del Veneto, l'ho navigato dalle sorgenti sopra Biancade, molto a monte di Biancade, proprio era largo, con la pagaia toccavo la sponda quasi. E non era già navigabile nell'82, e effettivamente ci sono degli ostacoli, però... Allora, questo patrimonio acquatico può essere rigenerato in poco tempo, cioè sono molto generosi nel restituire bellezza ed efficienza se guidati con saggezza e con... Allora, io vorrei che queste parole non vanno bene agli amministratori, cioè avere passione per i fiumi, amore per i luoghi. Sembra quasi che sono uomini duri gli amministratori, non devono intenerirsi di fronte ai luoghi. Invece tutto il processo che vi ho raccontato, che è studiatissimo nel mondo anglosassone, si parla invece di affezione, di paesaggi, di ricucire un rapporto affettivo emozionale. L'amministratore che non è in grado di farlo non è un buon amministratore, perché non è incapace di ascoltare il territorio, che non è fatto solo di abitati, ma è fatto anche di biodiversità. Gli abitanti poi bisogna trattarli bene, perché non puoi, ci sono dei progetti talmente invasivi e
che sprecano denaro pubblico, che andrebbe investito meglio. Vi parlo solo della rettifica di meandri che hanno fatto in Abruzzo negli anni Ottanta per poter far andare più veloci le acque per evitare non so quale problema idraulico. E adesso li stanno rimeandrizzando, perché ha portato le alluvioni alla città di Pescara, che non ha mai avuto alluvioni. E tutti i processi erosivi non sono funzionati. L'acqua andava troppo veloce, ma soprattutto non c'era il processo di fitodepurazione. Quando hai i meandri, quando il fiume può divagare in uno spazio golenale, hai la fitodepurazione naturale, che è un servizio ecosistemico gratis che madre natura ci dà. Tutto qua. Questo è purtroppo tutto il tema che lei ha detto, è un tema che si sintetizza nella parola magica che è politica ambientale. Questo. E quando si parla di acque c'è poco da fare. Bene, prego. Aspetti che ci abbiamo il microfono. Grazie, una bella relazione. Si parla molto di questi tempi di creare dei bacini idrici in montagna, no? Soprattutto pensando al rifornimento degli acquedotti, e quindi si riparla di costruire dighe. Sapete che in Italia non si costruiscono dighe dal 1962, dopo il dramma di Longarone. Ma se si costruiscono questi bacini a monte, che succede a valle? I fiumi sono ancora più impoveriti, no? Cosa ne pensi tu di questo? Sì, in veneziano si dice, in dialetto veneziano, il taconze peso del sbrego. Si dice così, da noi si dice. Ormai non si parla più di dighe in montagna. Le tecniche di ritenzione idrica le fai riaprendo la possibilità al fiume di divagare, quindi restituire spazio al fiume dove possibile. Per la ricarica delle falde si fa così, in questo modo. Qual è il nostro problema in Veneto, Lombardia, in molte parti d'Europa? È che, avendo costruito, edificato, impermeabilizzato molto suolo, soprattutto di pianura, il suolo non ha più la capacità di ritenzione idrica delle piogge che stanno cambiando. Non è più la pioggerellina di marzo, gentile. Qua abbiamo, o non c'è, o abbiamo degli acquazzoni tipo Kenya, tipo Equatore, insomma. Quindi c'è bisogno di smetterla di fare questi interventi di impermeabilizzazione e rallentare l'indice di corrivazione, cioè quella velocità che l'acqua ha da un punto A a monte a un punto B a valle. Questa è la grande scelta tecnica, perché fare bacini montani ci vogliono decine di anni, ci vuole il tempo. Quanto tempo ci vuole fare una diga in montagna? Dove la fai? In quale sito? Si è parlato di mini idroelettrico, si è parlato di piccole dighe. Bisogna ragionare, perché io non vi ho fatto vedere delle immagini di quello che sta succedendo nel cuore verde d'Europa, che sono i Balcani di Bosnia, Macedonia, Croazia occidentale, Montenegro e Albania. L'Albania ha una rete di fiumi tra i più belli al mondo, perché sono fiumi liberi. C'è un movimento europeo che non vi ho segnalato, Free Rivers, che dice quello: buttiamo giù le dighe in montagna. Ne stanno buttando giù tantissime in Germania, in Cechia, in vari luoghi, perché non servono più. Restituiamo naturalità ai fiumi. Cioè, quando sentite dire costruiamo nuovi invasi, è come dire quello che dice costruiamo il ponte sullo stretto. Cioè, sono parole libere, non documentate, da competenza. Questo è il problema, la mancanza di competenza. Scusa se replico, però c'è un punto di partenza che è condivisibile, cioè sì, il fatto di utilizzare meglio l'acqua che scorre, sì, soprattutto per rifornire gli acquedotti o penso all'agricoltura. Certo, basterebbero delle traverse anche nel basso corso, ma non l'invaso in montagna da milioni di metri cubi d'acqua. Le traverse, sì, quelle le fanno già in vari corsi d'acqua europei per sollevare l'acqua e quindi ricaricare la falda. Quello sì, sicuramente. Bene, ce n'è un'altra? No, non è l'ultima, la penultima. No. Buonasera. Per la verità io non ho sentito parlare di costruire bacini in montagna, ma casse di espansione, che hanno un ruolo diverso, quello di raccogliere
le piene praticamente e non lasciarle fluire all'acqua, l'acqua verso il mare. Queste potrebbero essere utili, anche se non è che risolvono granché, perché mancando i ghiacciai si stanno esaurendo totalmente, non abbiamo l'alimentazione continua dei flussi d'acqua verso valle. Anche, e questo chiedo a lei un parere, cosa pensa anche del progetto che il governo pare voglia portare avanti e che io invece considero assolutamente improponibile, che è quello di svuotare dai limi e dalle sabbie i bacini già costruiti. Sembra che vogliano dare una soluzione di quel tipo, ma in effetti la capacità che anche che si recupererebbe sarebbe piuttosto ridotta, e poi quei fanghi, quelle sabbie sono inquinate e non si saprebbe dove metterli, un po' come i fanghi dei nostri canali. Vorrei sapere il suo parere, grazie. Sì, interessante. Io a suo tempo avevo anch'io proposto di, per esempio, il lago del di Ponte Serra, dove c'è la Mon, non so se è presente, andando verso San Martino. Ecco, quello è intasato dagli anni 70, credo. È quasi a livello, esatto. Lì c'è il problema della caratterizzazione dei sedimenti. Bisogna caratterizzarli, capire cosa farne. Io avevo visto alcuni progetti di poterli utilizzare per l'edilizia, no? la famosa ghiaia, le cave di ghiaia, solo che lì c'erano anche degli altri problemi della viabilità di questo flusso di camion, di betoniere. Ve le immaginate alla Mon, questo sarebbe veramente un disastro. Però è un bel tema questo, effettivamente lo svuotamento non è da bandire al 100%, perché molti di quei sedimenti non sono inquinati, perché sono molto a monte, non hanno grandi interventi inquinanti, potrebbero essere in qualche modo, però come dice lei la capacità di ritenzione sarebbe, non vale la pena, insomma, sarebbe un po' scarsina. Le casse di espansione è un altro tema che è molto dibattuto, ma qui si aprirebbe un'altra questione abbastanza articolata. Grazie professore per questa presentazione che trascende le discipline o umanistiche o scientifiche, ma cerca di unirle, come in realtà fanno anche i fiumi. Un elemento che volevo portare all'attenzione è la connettività che si realizza sulle sponde dei fiumi, che un tempo era garantita, erano i tratturi che legavano il territorio. Ora, a seguito di un'aggressione del proprietario fronte fiume, anche il proprietario fronte fiume ha perso questo valore, questo bene comune, che è la connettività che si sviluppa. C'è anche un'altra, magari allargando il campo di mais per guadagnare un metro, ha colmato il passaggio, negando un diritto. Siamo arrivati all'assurdo che il consorzio di bonifica, che deve fare manutenzione alle rive, deve pagare dei soldi per passare e raggiungere la riva del fiume o del torrente. C'erano dei contratti molto interessanti di scambio di proprietà, di diritto a costruire per riaprire questa connettività ecologica e anche sociale, ma non se n'è fatto nulla. Quindi vuol dire che ancora prevale l'atteggiamento individuale delle persone a non collaborare sostanzialmente. Altra prova è che non ci sono più i passi per passare da un lato all'altro, e erano comunissimi a Cima d'Olmo, per esempio, uno degli ultimi traghetti. Se immaginiamo che il latte arrivava a Venezia dopo aver fatto il passo di Campalto, e poi fino agli anni 60 le lattaie arrivavano in bicicletta portate con le caurline fino a Sant'Alvise, anche questa memoria è perduta, quindi è molto grave che si sia persa la connettività. E ora si vorrebbe rigenerare economicamente il territorio, ma ci si dimentica che se non si ricuce questa volontà di connessione dell'individuo, quindi non è che serve una legge, serve un regolamento, serve un comportamento individuale diverso, perché solo, anche a Venezia lo vediamo, se noi volessimo circolare lungo le rive d'acqua dovremmo passare davanti alle proprietà, e questo non avviene. Una delle principali difficoltà che trovano le piste ciclabili in Laguna Nord, scusate la lunghezza, ma no, grazie. È complicato. Se vuoi dire. Sul passaggio, sì, anch'io viaggiando lungo i corsi d'acqua, prima vi avevo invitato a camminare lungo i fiumi,
Sì, certamente potreste trovare delle reti, degli impedimenti, non tanto per coltivare il mais o perlomeno di tenere delle anatre, qualche elemento della sussistenza familiare, però non mi risulta che i consorzi debbano pagare per passare, lì c'è poco da fare, la servitù idraulica è fondamentale per la manutenzione di... proverò a informarmi. Per andare dentro, che danneggia le coltivazioni, che hanno fatto questa usurpazione. Proverò a informarmi, perché esatto, sono dei temi molto interessanti comunque. Bene, ci sono altri interventi, domande? Prego. Allora, io da praticante del turismo fluviale vi posso dire che ultimamente, oltre al problema della siccità, ce n'è un altro che sta diventando forse più devastante per certi aspetti, ed è il proliferare di specie erbacee alloctone. Mi riferisco alla Ludwigia grandiflora, che trasforma nel giro di pochi mesi quello che voi vedevate come un corso d'acqua in un bellissimo prato fiorito di giallo a perdita d'occhio. Vi posso portare esempi quanti ne volete, e questo fenomeno è favorito vieppiù dalla stagnazione delle acque. Quando non c'è flusso e non c'è più profondità, questa erba che viene dal Sud America, credo, invade i nostri corsi d'acqua, creando una massa vegetale incredibilmente fitta, attraverso la quale non si riesce più nemmeno a passare neanche con una piccola canoa. Grazie. Sì, a proposito di questo? Alberto, hai ragione, è una cosa che stiamo già vedendo nel tuo taglio di Milano, ho già visto che stanno spuntando i primi rigogli di questa cosa, che a luglio sarà, non so cosa succederà. Ma ti posso dire di più, ne avevamo parlato, ma lo dico anche agli altri, a Battaglia Terme c'è una conca di navigazione che hanno restaurato spendendo tantissimo denaro pubblico, ma se il genio civile non draga a monte o a valle, quella conca non verrà mai più utilizzata, perché è un lavoro fatto per nulla, insomma, qui non c'è coordinamento tra gli enti. Il dragaggio, dicono, come ha detto prima, che bisogna caratterizzare i sedimenti. Sì, certo, però non puoi con questa scusa lasciarli là, insomma. Bisogna trovare una struttura, un'area, invece di mettere pannelli fotovoltaici, provare in qualche maniera. Bisogna assolutamente dragare, però, perché è anche una questione di sicurezza idraulica. Quindi non c'è il corpo... Il corpo idrico non trattiene più le acque di piena, se arrivano, quando arriveranno, speriamo, no, non di piena, ma insomma, acqua, comunque acqua. Faremo le danze della pioggia. Va bene. Bene, se non c'è altro possiamo chiudere. Vi ringraziamo il professor Vallerani di questa ricca, credo che sia un applauso meritato, e vi aspetto tutti alla ultima relazione. Annalisa Colombino, ricercatrice di geografia economico-politica, il titolo è La geografia del cibo tra sostenibilità e strategie d'impresa, il caso di Italy tra cibo e immaginazione, quindi anche questo, attualità ma anche storia, memoria e filiera di tutto. Va bene, grazie.